Presidente, un gesto simbolico che testimonia però una sorta di vero affetto nei confronti dell'arma dei carabinieri, del colonnello Zavano, che a settembre ci lascerà, per quello che è stato un rapporto diretto fra Confcommercio, commercianti, mondo del commercio e arma dei carabinieri in provincia di Pedro. Stima, naturalmente, riconoscenza all'arma dei carabinieri per il lavoro che ha svolto, che sta svolgendo, che continuerà a svolgere, perché noi abbiamo avuto la percezione assoluta, il convincimento che in silenzio, dicevo prima, l'Arma dei Carabinieri ha gestito il territorio dando sicurezza ai cittadini, ma ha fatto spese alle nostre imprese, alla nostra organizzazione che è estremamente ramificata sul territorio con 7 sedi e con gli imprenditori, quindi io trasmetto questa sensazione. L'affetto va alla persona, se mi permettete, perché il comandante ha interpretato questo ruolo non solo di comando, ma anche come ruolo di ascolto molto importante, e la sua presenza istituzionale è sempre stata fattiva e costruttiva nel rapporto con le persone, con la nostra organizzazione. È naturalmente un simbolo, è un piccolo significato per noi estremamente importante, che però vuole essere un punto fermo per il comandante che ci lascia, ma per questa continuità di filosofia e di rapporti che abbiamo instaurato nel tempo e che continuerà dopo. Signor Colonnello, mi sembra che le parole d'ordine che si evidenziano in questa occasione siano la prevenzione, ma anche la vicinanza, il contatto, l'arma dei carabinieri vicino alla gente, oltre che ai commercianti. Chiaramente. La sicurezza è l'obiettivo primario. Il nostro goal che ci siamo prefissati sin dal mio insediamento il 5 agosto 2013, dare sicurezza a questa parte di Italia, a questa zona di confine, e credo di esserci riuscito, che i miei collaboratori insomma siano riusciti nel nostro intento, nel nostro obiettivo. Certo, il riconoscimento che mi è stato dato oggi e che è stato dato a tutta l'arma e la prova tangibile che qualcosa abbiamo fatto. Non c'è cosa più bella che essere ricordati e non c'è cosa più bella che essere ringraziati per quello che si è fatto. Oggi ho ricevuto un ringraziamento scritto, un ringraziamento che porterò con me per sempre. Ecco, resta comunque un'attività che continua, un cambio al vertice, come siamo abituati a vedere, perché ogni 3 anni c'è questo avvicendamento, ma l'arma rimane sul territorio. Questo è il dato importante. Beh, è chiaro che non ho la pretesa, ma non ho neanche l'intenzione di dire che dopo di me è nulla. Anzi, ciò che siamo riusciti a fare con il nuovo comandante provinciale porterà nuove idee, nuovi input, e di sicuro riuscirà a ottenere risultati migliori di quello che ho ottenuto. Presidente Lupi, un rapporto che proseguirà nel tempo, perché rimane comunque questa necessità di contatto, necessità di sicurezza, come diceva il collega. Ma sicuramente continueremo questo confronto positivo. Volevo sottolineare che, l'ho fatto prima, ma lo voglio sottolineare ancora con maggior forza, che il comandante e la sua squadra, dico squadra per dire tutta l'arma, hanno garantito sicurezza percepita, no? Perché poi, come dici, sono i dati obiettivi e i dati soggettivi, quindi io mi riferisco alla percezione dei nostri operatori di un momento storico che vede la tragedia in Europa, no? Momenti drammatici che conosciamo, inutile che li elenchi. Devo dire che se oggi abbiamo anche un plus sul turismo con un incami molto forte, l'anno scorso è stato a 2 cifre, quest'anno penso che vada nella stessa direzione, è perché c'è sicurezza. Quindi business e sicurezza sono binomi inscindibili, quindi il ringraziamento all'arma e al comandante va in questa direzione.